E tanta magna per tutti, ragazzi. Io sono Ferrix e oggi iniziamo una nuova serie. Diciamo una serie che non porterò solo io, ma porteranno un po' tutti quelli dello staff. Per quanto riguarda i giochi che sono in uscita o comunque che usciranno abbastanza breve, si chiama Le cose che mi aspetto da, ovvero quello che ci aspettiamo da questi nuovi titoli che stanno per uscire. Inizio quest'oggi io con Far Cry Primal, visto che è uno dei titoli a più breve, diciamo, data di uscita. Cosa mi aspetto da Far Cry Primal? Innanzitutto, ragazzi, se non l'avete visto, andate a vedere il video che ho fatto un'anteprima. Sono andato a Milano a un evento per l'anteprima di Far Cry, quindi già ho avuto modo un po' di provarlo. Ma cosa mi aspetto veramente dal gioco completo? Cosa mi aspetto? Mi aspetto innanzitutto missioni varie. Il 3 e il 4, ragazzi, sono stati due Far Cry molto molto belli, ma bisogna dire che le missioni secondarie erano un po' noiose. Per capire, io ho amato Fallout e amo Fallout perché ogni quest secondaria ha una storia a sé, o un qualcosa che ti allunga la trama, che diciamo ti dà un'esperienza di gioco in più. Non è semplicemente la solita missione stupida, vai là, fai quello, uccidi quello e torna indietro. Quindi vorrei delle missioni varie. Quello che ci è stato detto, ragazzi, poi a questo evento è che la sopravvivenza è stata fatta nella preistoria proprio per spingere la sopravvivenza agli estremi. Ed è quello che voglio, ragazzi. A me quello che piacerebbe è proprio, diciamo, vedere la vera e propria sopravvivenza. Quindi non lo so, mi piacerebbe che fosse inserito il fatto del cibo e del sonno, cose del genere. Oppure per quanto riguarda i medikit, io non ne ho utilizzati, ho mangiato giusto curati, però non sapevo neanche come ho fatto perché diciamo ho provato una beta. Però ad esempio il fatto di curati, che ne so, che fa vedere che c'è una ferita sul braccio e che metta un impacco di foglie, oppure che so, mangi della carne per riprendere della vita. Quindi mi piacerebbe questa cosa qui, mi aspetto una cosa del genere. La difficoltà poi, ragazzi, da un Far Cry Primal, che quindi la sopravvivenza, come detto prima, deve essere portata lì agli estremi, mi aspetto la difficoltà. Questo fattore l'ho visto per quanto riguarda la beta, ma quello che vorrei è che la difficoltà rimanesse costante durante il gioco. Mentre in molti giochi, diciamo, più si va avanti, più diventa facile. Ad esempio, in Far Cry, anche i vecchi, all'inizio magari era difficile perché non c'erano tante armi, eccetera. Però dopo hai praticamente un arsenale nucleare, quindi vai, prendi, distruggi, fai delle missioni senza nessun tipo di problema. Beh, ecco, vorrei che la difficoltà, anche andando avanti nel gioco, rimanesse stabile, rimanesse un gioco difficile e che comunque sia sempre una sfida per poter andare avanti in questo gioco. Un'altra cosa, ragazzi, che mi aspetto da un Far Cry è la trama. La trama, ragazzi, è sempre fatto da padrone. Non si ricordano i vecchi Far Cry sicuramente per il multiplayer. Quindi, ragazzi, la trama negli altri Far Cry è sempre stata qualcosa di eclatante. Noi ricordiamo Far Cry 3 per altre cose, cioè è basso quello che ricordiamo. Ricordiamo il 4 per Pagan Min, per la pazzia di Pagan Min, ragazzi. Quindi anche in questo Far Cry mi attendo una trama che ti faccio immedesimare, e questo già l'ho visto che è così nella beta, ma oltre a immedesimarmi nel mio personaggio, vorrei che anche i miei antagonisti, i miei nemici, abbiano spessore, abbiano carattere e insomma siano degli antagonisti davvero, davvero validi. Un'altra cosa che mi aspetto da questo Far Cry, ragazzi, sono i paesaggi mozzafiato, ancor più degli altri, perché in tutti i Far Cry, signori, eravamo in posti meravigliosi. Nel 3 eravamo in un arcipelago. Nel 4 eravamo sulle vette dell'Himalaya, quindi colori belli e sgargianti, ma signori, qua siamo anche nella preistoria. E quindi se mentre di là il giorno non c'è nessun problema, ragazzi, perché il giorno basta dare colori verdi, accesissimi, il blu, eccetera, e nella notte comunque sia con l'illuminazione artificiale della nostra epoca si poteva contrastare, qui, ragazzi, quello che voglio vedere è se ci sarà la notte. Perché se ci sarà la notte, voglio vedere questi paesaggi di notte. Mi aspetto dei paesaggi fatti bene di notte, con un buio accecante, capite questa, diciamo, questa metafora, questo simbolo, diciamo così, questo buio che deve essere veramente buio, ragazzi, illuminato solo dalla luna, come era veramente nella preistoria, e dalla nostra unica torcia che si spenge con la torcia con l'acqua e rimaniamo totalmente al buio in balia delle bestie. Speriamo quindi che ci sia la modalità, diciamo, di gioco in notturna. E l'ultima cosa, ragazzi, che mi aspetto è che ci sia comunque la possibilità di muoversi velocemente. Io adesso non so quanto sarà grande questa mappa, però quello di Far Cry 4 era bella grossa, e prima di sbloccare diciamo, i viaggi veloci, dovete andarci in quel posto, e o macchina o mezzi, cioè comunque i mezzi erano un fattore essenziale in Far Cry 4, sia quelli di mare, quelli di terra, quelli aerei. In Far Cry 4, se vi ricordate, c'era anche quel bel elicotterino. Quindi sono veramente curioso di sapere come hanno, diciamo, modificato questa cosa. So che ci sono degli animali ammaestrabili,
Però, diciamo, mi sembrerebbe un po' ridicolo cavalcare un lupo o una tigre feroce. Già, diciamo, il fatto di ammaestrarli e utilizzarli come alleati è un po' forse una forzatura, però voglio vederlo bene. Ma vediamo come ci saranno questi mezzi, diciamo, di locomozione che non siano soltanto i nostri piedi, perché sennò, ragazzi, se dobbiamo arrivare dal punto A al punto B solo a fette, ci si fa notte veramente. Bene, ragazzi, il video finisce qui. Questo è quello che mi aspetto io da Far Cry, però fatemi sapere voi qui sotto nei commenti che cosa vi aspettate, cosa vorreste vedere in questo nuovo Far Cry. E da Ferix è tutto e noi ci diamo un altro video. Bella!